sentito le cose da sua volta, non mi sentivo comunque perché... Sono in diretta, aspetta mamma. Aspetta, ora parliamo. Accendo io, accendo. Ok. Lui dorme ancora? Buongiorno. Allora, vi faccio vedere tanto in anteprima una cosa. Ieri abbiamo concluso, perché però è il lavoro che abbiamo fatto di notte. Eccolo qua, eccolo qua. Guardate che caruccio. Ecco. Questa è la foderina, eccola qua. Ecco. Questo qui è il manuale dell'aspirante amministratore municipale. È uno dei libri che ho scritto nel 2018. Vieni a vedere il manuale. Sì, mamma, ok. E l'ho aggiornato per questa campagna elettorale, è un bignami di come funziona il Palazzo Municipale. Ieri abbiamo fatto il secondo incontro con i candidati e le candidate al quartiere, al Consiglio Comunale, che sono circa 450. Abbiamo chiuso anche le ultime due liste. Ultimo ovviamente in ordine di tempo, che ci sarà una bella competizione tra le nostre 9 liste al Consiglio Comunale. E avevamo ancora aperta, ci mancava un candidato, la lista Gli Amici di Federico, mentre per quanto riguarda la lista Mai Più Baracche, siamo andati in overbooking, come si dice, nel senso che c'è stato uno scatto, devo dire, sono molto contento, Mai Più Baracche è la mia lista del cuore, lo ribadisco, e siamo arrivati a 35 disponibilità. Infatti abbiamo fatto qualche modifica, Federico ha suggerito qualche modifica per dare lo spazio a qualcuno in più. Si voleva pensare di fare una lista al quartiere, però non ci arriviamo ormai con i tempi e quindi diciamo che la partita è chiusa in questi termini. 8 liste al Consiglio Comunale promosse da Sicilia Vera, una lista fatta da Nino Germanà, anche con alcuni amici comuni. Abbiamo fatto un lavoro di sinergia. A proposito, ho letto sul giornale che gli hanno fatto la contestazione a Germanà di togliere la denominazione Prima l'Italia. Io non entro nel merito della questione, ma preciso un fatto. Io ho fatto un accordo locale con
gli amici di Nino Germano. Questo ci tengo a precisarlo. Questo accordo locale, avendo lui un ruolo nella Lega, ne ho ribadito le motivazioni a Matteo Salvini, spiegando perché era stato fregato dalla tenaglia Genovese-Navarra, Navarra-Genovese, e che quindi non avrebbe neanche preso il 5%. Ho riportato questo. Per cui a me obiettivamente il problema del simbolo non si pone, anche perché chi si nasconde dietro i simboli è probabilmente un inetto. Capisco il brand, però nelle elezioni amministrative vi assicuro che contano più i candidati che i simboli. Io sono di quest'idea. Quindi c'è un gran pippone che assistiamo oggi sui giornali. Io non entro nel merito, perché ovviamente non entro in casa altrui. Questa è una decisione che deve prendere Nino Germano. Con me non cambia nulla, questo ci tengo a precisarlo. O si chiama prima Messina, o prima l'Italia, o prima la Sicilia, o prima punto, non mi interessa. Quello che a me interessa è che abbiamo fatto un accordo con gli amici di Nino Germanà, molti in comune con me, parliamoci chiaramente. È una lista fortissima, quella che è stata fatta, con anche candidati concordati assieme all'interno di questa lista. La lista, ripeto, si chiama prima l'Italia o prima Sicilia o prima Messina, non ha importanza, perché quello che è importante sono i candidati e le candidate in quella lista, nella quale io non ho voluto alcuni soggetti che per me politicamente sono fezza. Ecco, certa fezza invece è candidata nell'altro pezzo, chiaro, fezza politica, ovviamente lungi da me nell'esprimere giudizi sulle persone, anzi ora c'è, tra poco avremo un confronto con l'ingegnere Santi Trovato a proposito. Il caffè, un caffè, un caffè, un caffè, un caffè. Ecco, un caffè. Quindi sta querella, vi dico con molta onestà, non mi interessa. Abbiamo ovviamente le carte da definire, e sono sicuro che, come è stato per la prima volta, si definirà anche questo. Vedete, chi si nasconde dietro la categoria dell'essere politico, centrodestra, centrosinistra, ma mi vengono i brividi. Poi Croce, grande puttana politica, c'è Croce che pone la questione del simbolo della Lega perché il centrodestra è unito su di loro. Ma io non sono di centrodestra, su questo non ci sono dubbi, io sono per i cazzi miei, avete capito? Per i cazzi miei. Questa è la mia definizione politica. Quindi, chiarito questo, che Croce, assessore di Crocetta, di un governo di centrosinistra, oggi ponga la questione del simbolo a Germanà, ma siamo veramente al vomito politico. Cioè, che il centrodestra oggi, che è stato comprato per intero da Genovese e Company, comprato per intero, che fino a quando non è stato arrestato era nel PD, quindi era il padrone del PD e aveva comprato il PD, perché lì si ragiona così, politicamente si compra, oggi pone la questione dell'area. Ma siete scambisti,
ma veramente politicamente sfate schifo. Un giorno vi comprate un pezzo, poi passate dall'altro lato. Quando Genovese era il padrone del PD, Navarra era il padrone di Forza Italia. Quando Genovese è diventato il padrone del centrodestra, e quindi anche condizionando Forza Italia, e Navarra è andato nel centrosinistra. Ma signori miei, ma la volete finire? Ma voi pensate che la gente continua a votare secondo questa categoria? Centrodestra, centrosinistra, che consente a voi ladri del consenso di continuare a campare sulle spalle degli altri. Ma che avete in testa? Ma che cosa avete in testa? E oggi vediamo sto gran pippone. Ma sapete a me che me ne frega? Gli uomini e le donne che fanno parte di quella lista li conosco uno per uno, nella lista che ha chiuso Nino Germanà. Tanti candidati e candidate li abbiamo concordati assieme e onestamente vi dico, o gli mette il simbolo dell'ombrello o il simbolo di Dopo Gigio, anzi no, Dopo Gigio no, perché rischiamo che poi i voti si possano confondere. E allora, per me va bene, tutto qui. Perché c'è un gran paginone stamattina sulla Gazzetta del Sud che è impressionante, signori, impressionante. Però mi aspettavo sulla Gazzetta del Sud la stessa pagina di quando siamo stati mascariati per quanto riguarda la procedura dell'ANAC sulla nomina dei nostri direttori generali, tra cui anche Nicola Russo a Messina Servizi, che due giorni fa c'è stato un provvedimento che ha archiviato l'ennesima denuncia anonima di qualche mafioso e anche le interrogazioni parlamentari di articolo 1. Mi aspettavo i titoloni, come sono stati fatti i titoloni sul metodo De Luca, come se fossi io il mafioso, neanche un trafiletto mortuario. Ora che tutto si è chiuso, bravi, ma noi andiamo avanti, guardate qua che titolone, c'è mezza pagina dedicata al pippone dell'uso del simbolo, pensate un po' la gente quanto cazzo se ne frega, il centrodestra mette all'angolo la Lega, la richiesta di Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC e ora Sicilia, a Minardo e Banca Sicilia Futura, virgolette, se Germanà vuole sostenere Basile lo faccia senza il simbolo di prima l'Italia, un messaggio che guarda anche all'autunno, alle regionali. Ancora, ma non avete idea quello che succederà. Non avete idea, cioè, voi siete concentrati qui alla questione del simbolo per le elezioni comunali, io già sono avanti, ma non alle regionali, già oltre, già siamo al movimento meridionalista che vi ho annunciato da mesi, avete capito, ma voi occupatevi per ora del tema del simbolo, io già l'ho detto e lo ribadisco, se la lista la vogliamo chiamare prima Messina va bene, anzi non c'è nessun problema, perché questo che ho fatto io non è un accordo politico, è un accordo locale, è un accordo che non prevede nulla di politico, perché la giunta io l'avevo già discussa e il buon Federico Basile l'aveva individuata. Qual era la giunta? Quella della giunta De Luca, che si ripropone con un innesto nuovo, la meravigliosa Cannata. Punto. Tutto qui. Di che parliamo? Di che cosa parliamo? Quindi
nulla questio. Giunta definita, presidente dei quartieri definiti, tanto è vero che ribadisco anche di fronte, vedete la differenza tra noi e gli altri qual è? Anche di fronte alla candidatura che noi abbiamo indicato già, Baldi, al quinto quartiere, dove c'era l'uscente Ivan Cute, presidente uscente, sempre con Nino Germanà, attenzione, cari miei, l'onestà della, vedete, accordo, siccome avevamo individuato già Baldi, Ivan Cute, nonostante presidente uscente, ha fatto 10 passi indietro e io lo devo ringraziare per l'ennesima volta pubblicamente, perché non c'è stato mercimonio tra noi. Ecco perché vi dico, non mi cambia il simbolo, la denominazione, perché noi non abbiamo fatto un accordo politico, abbiamo fatto un accordo locale tra uomini e donne. Per me sono gli uomini e le donne che sono candidate che fanno la differenza, non la denominazione. Infatti, quando io ho detto che certa fezza politica non la volevo, e io l'ho detta a Germanà e l'ho ribadito a Salvini, quella è stata la condizione che ho posto. E così si è chiuso il ragionamento. Certa fezza vada a candidarsi nel centrodestra, stia lì. Certi personaggi che hanno fatto gli assessori da una vita e che non hanno mai fatto nulla per Messina e che ora fanno le sedute spiritiche, stiano lì. Poverini, lo so se vanno lì. Dico, sono venuti da me a piedire incarichi professionali, poverini, incarichi professionali, siccome non li hanno avuto perché io non do niente direttamente, ci sono le procedure di evidenza pubblica, a cui ho detto iscriviti lì, così partecipi come tutti i giovani professionisti. Ma come io che sono... uno studio di ingegneria e io che ho fatto l'assessore da una vita. Gisnino, ma pensi di che cazzo parli? Ma che vuoi? Ah, tu pensi che io faccio la distinzione tra i blasonati e i giovani professionisti? No, de testa. A proposito, ieri gli hanno scritto un post all'ingegnere Santi Trovato, ma un post meraviglioso, guardate, lo prendiamo, che non so se devo stare attento, se mi devo già cercare l'avvocato, non l'ho capito. Una cosa l'ho capito, che quel post non è scritto da lui, l'abbiamo capito tutti. Forse se gli scriveva Croce facevamo prima. Oh Maurizio, ma ti pare che non ti conosciamo quando sei bravissimo? Le strategie di dossieraggio, ecco queste cose sono, ma non ci sono problemi, vuoi andare avanti che io vado avanti a modo mio. Due cose da segnalare, Mizzica, comincia Santi Trovato, i soliti attacchi personali, ma scusami Santi. Andiamo avanti. Allora, cerchiamo un attimino di mettere in ordine le cose, tanto per intenderci. Allora, intanto Santi Trovato, sei presidente dell'Ordine degli Ingegneri? Sì o no? Sì? Vorrei ricordare a me stesso, mi pare, che tale Pino Falzea, mi pare, quando nel 2018 accettò l'incarico la designazione ad assessore del centro-sinistra, candidato Saitta, mi pare che abbia rassegnato le dimissioni dal presidente dell'ordine. Mi pare.
Ora, caro Santi Trovato, l'ordine non è cosa tua. Tu sei il presidente dell'ordine. Perché non ti dimetti da presidente dell'ordine? Io ho ingegneri candidati con me che non si rispecchiano in te. Questa è la prima questione, e questo significa essere volgari? Chiedere all'assessore segnaposto, che ora vi spiego pure perché è segnaposto, che è libero di accettare l'incarico, ma si deve dimettere da presidente dell'ordine. Poi, attenzione, i colleghi ingegneri lo possono rieleggere, ma è una questione di stile, è una questione estetica. Anche perché da presidente dell'ordine non puoi fare l'assessore. Poi che fai? Quando arrivano le delibere in giunta degli ingegneri, che fai? La stieni? Eh? Oppure gli dai la corsia preferenziale? Già ci sono un sacco di precedenti, soprattutto al nord, dove si è trovati in queste condizioni. E allora, prima questione, ingegnere Santi Trovato, ti chiedo ufficialmente che ti dimetti da presidente dell'ordine. Perché state volgarizzando i vostri ruoli. È una. Chiedo al buon Santi Trovato, che è oggi direttore generale dell'ERSU, l'ente regionale per il diritto allo studio, ragazzi, cioè l'ente che gestisce la casa dello studente, quella che è chiusa da anni. E allora dico, scusatemi, ma è possibile che dobbiamo avere in continuazione, dobbiamo continuare a pagare questi dirigenti che a sua volta fanno politica con i nostri soldi? E qua è la seconda questione. Non ti sembra volgare anche questa cosa? Ma d'altronde dici, hai un buon padrone. Ancora Maurizio Croce non si è dimesso e continua a passeggiare per la città pagato da voi, e continua a passeggiare accompagnato da chi? Da un altro dirigente generale, che è Santi Trovato, un altro dirigente della regione, dirigente dell'ERSU, e noi paghiamo. Questa è anche prepotenza istituzionale, ma fate politicamente schifo. Io vorrei ricordare a me stesso che Federico Basile il 15 di febbraio si è dimesso da direttore generale del comune. È stato designato lo stesso giorno, la notte tra il 14 e 15 di febbraio. Il 15 stesso si è dimesso, il 16 è andato, si è preso le sue cartuzze e se n'è andato dal comune. Avete capito, cari miei? Queste sono le questioni. E allora, ormai noi abbiamo le istituzioni regionali, ve l'ho detto, la visione politico-mafiosa è questa: tu pigli questi soggetti pagati da noi e che facciamo, cari miei? Li usiamo per fare politica e cercare ovviamente di continuare a prendere a colpi di clava il territorio. Ecco, questa è anche dire una cosa, vedete, la sto dicendo con la pezza. Santino, così ti evitiamo di fare la vittima, piccirito. Poi andiamo ancora un altro piccolo aspetto. Chiaro. Quindi ancora attendiamo le dimissioni. Tu non potrai fare l'assessore, sei un altro assessore, segna posto. Chiaro? Assessore, segna posto. E allora, lo volete dire alla città che siete lì solo perché dovete prestare la vostra grande immagine e strumentalizzare il ruolo che avete, in questo caso strumentalizzare l'ordine degli ingegneri? Ecco dove sta la questione. Santino Trovato. Poi aggiungo, ma qua ci sono testimoni e mi puoi pure querelare, che quando sei stato direttore dell'AMAM, ma di una delusione incredibile, neanche studiavi
quando veniva a fare i confronti con me, perché con me si lavorava. L'ultimo confronto che abbiamo avuto è stato sui progetti per quanto riguarda la rete idrica PNRR. Voglio ricordare a me stesso, presenti testimoni, che non avevo neanche idea, non solo di cosa si parlava, del cofinanziamento. Non avevi neanche idea che si doveva mettere il cofinanziamento. E quando ci siamo visti a presentare questi progetti, tu da direttore generale, non ti riposto manco queste questioni. Questo era l'impegno che mettevi di fare il direttore generale. Vuoi querelarmi? Ci sono i testimoni. Querelami, santino trovato. Chiaro? Altra cosa. Ti hanno promosso e ti hanno chiesto di candidarti. Questo è voto di scambio. Perché un mese fa ti hanno nominato dirigente all'ERSU e ora ti hanno detto che devi prestare il tuo faccino. Il tuo faccino. Chiaro? Il tuo faccino a centrodestra, cioè a coloro che ti hanno nominato. Le cose stanno così. Vuoi querelarmi, santineggio trovato? Piri 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 piri. Fallo. Anche questo che è, lo sto dicendo col sorriso, senza volgarità, così lo puoi capire bene. Ti hanno comprato. E per me politicamente è così, perché uno che un mese fa lascia la direzione dell'AMAM dove si lavorava, e ovviamente lui non era abituato a questi ritmi, e lo diceva, quindi ha trovato un posto dove da questo punto di vista poteva stare più sereno, è stato accontentato subito, nomina politica. Non ha fatto nessuna procedura di evidenza pubblica, sia chiaro, nessuna procedura di evidenza pubblica, volontà politica, chiaro? Bene, dalla volontà politica oggi gli stessi soggetti che lo hanno nominato gli hanno chiesto: candidati, presta la tua immagine. Lui ha dovuto prestare la sua grande immagine con il ruolo di assessore. Perché? Perché è il presidente dell'ordine. Perché per il resto che film ha fatto Santino Ciuardo? Cioè, ha progettato e era coprogettista del ponte sullo stretto di Messina? Non mi risulta che abbia fatto cose talmente eclatanti che da un punto di vista professionale dici chi stuccia sape, è uno che trova soluzioni anche nell'ambito di quella che è cosiddetta l'ingegneria gestionale. Ma di che parliamo? Di che parliamo? Di un frequentatore di quali ambienti? Non ce ne frega niente. Ok, Santino trovato. Allora, la mia richiesta è semplice. Tu sei libero di fare quello che vuoi. Ma non accetto che strumentalizzi l'ordine degli ingegneri. Tutto qui. Ora, Basile ha chiesto l'incontro con gli ordini professionali. Sentiamo. Che fai ora tu da presidente? Lo incontri tu a Federico Basile? Sentiamo. O incontri tu i candidati del centro-sinistra? Sentiamo. Avanti. Ecco, già per fare un esempio di come già si crea quell'imbarazzo totale, quella non opportunità, non opportuno, avete capito? Non è opportuno, tutto qui. Oh, poi dice che un altro assessore segna posto ieri ha espresso dei vagiti, anzi, dei vagiti. I vagiti di un altro, ecco qua, mi è arrivato l'appunto, i vagiti di un altro assessore segna posto. Vediamo di cosa si parla, ecco qua, che non è che ho tempo per occuparmi di queste cose, perché ovviamente faccio ben altro, quindi mi arrivano degli appuntini, eccole qua. Allora, ecco qua, vediamo, me l'hanno scritto.
dove? Mannaggia, una cosa simpaticona anche questa. Simpaticona. Ecco qua. Attenzione, sentite, sentite, sentite. Votare Maurizio Croce per il periodo particolare, dice questo assessore Segnaposto. Definito questo periodo particolare post bellico per il Meridione e Messina. Ci vuole una persona con notevole esperienza amministrativa, dotate di enorme intelligenza. Sempre l'assessore Segnaposto dice che fa i fatti e non è dotato di comunicazione strong, fatto di aggressione all'avversario, insulti, atteggiamento di cui i messinesi hanno piene le scatole. Allora, il 12 di giugno noi vedremo i messinesi come si orienteranno, e ovviamente per noi il popolo è sovrano. Credo che i messinesi, ma un po' la Sicilia, un po' l'Italia, si sia rotto alle scatole dei deputati fantoccio, che non si sa per quale motivo vengono eletti. Soprattutto non si sa per quale motivo vengono eletti nel collegio di Bagheria. Un messinese che viene eletto, una messinese nel collegio di Bagheria, Palermo, chissà per quale congiuntura astrale. Ma non è che era un genio della politica, un ministro uscente, un premio Nobel. No, era nudum scato con niente. Punto. Ora, nudum scato con niente, mi volete spiegare perché gli regalano un seggio blindato in un territorio che non è il proprio? Qual è l'interesse? Come se l'è conquistato quel seggio blindato? Lasciate stare quello che è successo dopo. Ora andiamo all'origine un attimino, proprio visto che dobbiamo essere chiari. La gente si è stancata esattamente di queste cose, cioè di come si acquistano le candidature blindate, o si conquistano, dipende dai punti di vista. Chiaro? Ecco cosa io penso. Perché? Perché la gente è stanca di non essere rappresentata. Perché se per conquistare un seggio blindato bisogna frequentare certi salotti o scodinzolare al padrone di turno, cari miei, dove è andata a finire la politica? E allora, caro assessore Segnaposto, con me non ce ne esce niente. Io, la mia comunicazione è quella che è. A differenza vostra, non vado nelle baracche con Louis Vuitton e con i tacchi 22, va bene? Non vado, vado per come sono, ma non perché, attenzione, io nelle baracche mi devo mostrare più umile, perché io sono umile. Ecco qual è la differenza tra me e voi, l'ipocrisia. Non ci appartiene, questo è il concetto, la gente è stanca di questo. Poi se non tollera i miei mare parole, come si suol dire, ogni tanto le mie volgarità, va bene, me ne faccio una ragione, così è se vi pare. Peccato che Cateno De Luca però, a differenza vostra che vi comprate le candidature, non si sa partecipando a quale convegno festini. Io sono eletto, sempre eletto. E vorrei ricordare all'assessore Segnaposto che sono stato eletto sempre al Parlamento siciliano 3 volte e sindaco per 3 volte. Perché questi assessori Segnaposto non si candidano al Consiglio Comunale e vediamo quanto consenso hanno? Allora, signor assessore Segnaposto, candidatevi tutti. Vediamo il consenso che avete piuttosto che fare le bomboniere, perché non si sa per quale motivo. Ripeto, l'Italia è stanca delle candidature che nascono in provetta, frequentando certi salotti, festini o convegni.
di questo ci siamo stancati. E ci siamo anche stancati che salite anche sul pulpito e date lezioni voi a noi di moralità, date lezioni di linguaggio, ma non rompete coglioni cortesemente, perché se l'Italia va a rotoli è esattamente per questo motivo, perché poi quando le candidature devono corrispondere agli sculettamenti, scodinzolamenti, abbiamo soggetti che non rispondono al popolo. Ecco qual è il tema, e non accetto lezioni di morale da nessuno. Ok? Il popolo è sovrano, io sono candidato. Anzi, ne approfitto per dirvi, se potete un voticello datemelo pure a mia, perché sono candidato pure io. Avete capito? Ecco, questa è la questione. Quindi si va avanti, ma si spieghi però alla città cosa significa assessore segnaposto. Cioè, queste sono, siccome si intendono tutti fighetti che hanno un'immagine, che rappresentano un gruppo importante nella società, come l'ordine degli ingegneri, che rappresentano quelle che sono gli indicati dai salotti, questi hanno una bella immagine e vogliono dare pure lezione. Io continuo con la mia comunicazione strong. La città valuterà se alla fine mi perdona la comunicazione strong, ma premia la nostra capacità di amministrare, chiaro? Oppure vuole le candidature d'immagine, frutto di percorsi, di salotti e di convegni. Bene, tutto qui, chiudiamo questa diretta molto simpatica, molto bella, con la soddisfazione, ve lo dico con molta onestà ora, di aver raggiunto l'obiettivo, e l'obiettivo è quello di riuscire a fare 8 liste al Consiglio Comunale. Inoltre c'è la lista per me di Nino Germanà, che ripeto, da oggi si chiamerà prima la Sicilia, prima Messina, prima l'ha confermato prima l'Italia, non cambia niente, zero, perché io l'accordo non l'ho fatto. Non c'è un accordo politico, c'è una questione locale e tale rimane. Quindi questa è la questione che oggi ci chiariamo. Sono contento perché? Perché io non ho certi mezzi, e chi si è candidato con noi intanto lo fa perché desidera e pretende che l'esperienza dell'amministrazione De Luca vada avanti. Desidera e pretende che la città di Messina sia ancora protagonista in ambito regionale, come si sta verificando, perché oggi tocca a Messina esprimere il presidente della regione nella geopolitica, manca da anni, perché i primi messinesi non devono essere contenti di questo. Non solo, è arrivato il momento che da Messina parta un progetto meridionalista con una chiave di lettura della questione meridionale diversa. L'ho lanciato in varie occasioni questo appello e credo che si stanno creando le condizioni affinché ci sia anche questo grande slancio. Andiamo avanti, come dice il nostro Federico Basile, e io gli aggiungo senza se e senza ma. E tutti i nostri 450 candidati tra Consiglio Comunale e Municipalità ci stiamo allenando
e preparando micidamo di gozzo e di cuddaro. Buona giornata.